Fiji.
conoscerli, ok? Ecco qua, questo è il primo fungo, ok? E qua si tratta di un Poletus edulis bull malignant. Praticamente è della famiglia dei porcini. Davvero molto velenoso, però è anche piuttosto comune anche nelle nostre zone, poiché si può trovare in boschi di faggio, castagno, quercia, opino. Come potete notare, ha questo volto piuttosto malefico, oltre che stretti, una certa rabbia, emana una certa rabbia dal suo corpo e quindi è veramente molto facile da riconoscere. Se mai voi doveste addentrarvi in un bosco, ok? E questo è il primo. Poi andiamo al secondo. Questo è l'amacoe. Praticamente sono dei funghi selvatici africani. Africani, africani, africani. Sono estremamente velenosi anche questi e provocano una morte piuttosto rabbiosa. Questi nello specifico sarei dire, perché anche questo è molto molto velenoso. Questo tipo di funghi si trovano in boschi e brughiere, appunto dove vivono i puffi. È piuttosto difficile in questo caso trovarli, vi devo dire la verità. Ma non è.
questo fungo qua. Questo è lo shiitake. È un tipico fungo giapponese. Si trova maggiormente nelle foreste di bambù, ma non è impossibile reperirne qualcuno anche in prossimità del mare e di qualche fiume, qualche lago. Anche questo è piuttosto famoso in certe zone del Giappone, e la particolarità di questo fungo è che non c'è santo che tenga, cioè voi assumete questo fungo e oltre ad essere letale vi fa cadere in men che non si dica, cioè proprio boom, per terra, secchi. Ok, adesso andiamo all'ultimo fungo. Questo l'ho voluto aggiungere, è un po' più particolare, diciamo che il suo effetto è un po' diverso da quelli che vi ho citato prima, ma potrebbe essere molto interessante, ed è questo fungo qui. Questo si chiama Zumbinus delirant, volcar fungo zombie. È tipico nelle zone australiane ed è denominato appunto fungo zombie perché ha la capacità di indurre le persone in uno stato di morte apparente, confondendo i migliori medici. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che questo fungo
Okay.